Ben ritrovati sul canale d'animaggio dal vostro Bruno Longhi. Siamo qua con la parte 3 della prova di eFootball 2022. Abbiamo avuto dei problemi tecnici, infatti trovate le prime due live che vi fanno vedere l'inizio della prova del gioco. Abbiamo avviato il gioco per la prima volta oggi, sono qui con Aldo Serena, ci sono problemi tecnici per quanto riguarda la live, quindi abbiamo deciso di fare una parte 3 commentata e registrata direttamente da PS5, non è vero Aldo? Eh sì, ci sono problemi incredibili di connessione, non sappiamo come mai da Aldo Serena, qua abbiamo una fibra della mannaia della Madonna da Aldo Serena che va super veloce, facciamo la parte 3 e chi si è visto da Aldo Serena. E dunque continuiamo con Argentina-Portogallo, la partita che è ancora sullo 0-0, siamo alla prova quindi di questo eFootball 2022, vi ricordiamo per l'ennesima volta, essendo un terzo video che verrà caricato magari anche prima della parte 1 e parte 2, dobbiamo dirvi che il gioco è free to play e lo stiamo provando qua da PS5. Attenzione per la buona per Paredes, Paredes al limite, Paredes calcia la parata di Rui Patrizio. Bella conclusione di Paredes, Rui Patrizio era sulla traiettoria, difficile non parare un tiro del genere. Moutinho prova il Portogallo, Cristiano Ronaldo, palle profondità, attenzione c'è Bernardo Silva, entra in area di rigore, Bernardo Silva, palla pericolosa, paratone di Armani e poi riparte ancora l'Argentina in contropiede con Lo Celso, paratone del portiere argentino, Lautaro Martinez per il tiro che viene rimpallato dalla squadra del Portogallo, sempre difficile segnare, Cancelo, Pepe, ancora Pepe, rischia qualcosa e poi va ancora da Cancelo, attenzione pallone che passa un millimetro, poi la perde il Portogallo e la riconquista, ancora Pepe, Pereira, Cristiano Ronaldo, ancora Ronaldo, prova ad andare da solo, Ronaldo palla dentro, attenzione deve uscire Armani, lo atterra quasi e c'è il gol. Gol del Portogallo, all'89esimo minuto viene punito Daniele dal gol del vantaggio del Portogallo. Sì, gol nel finale incredibile con la difesa dell'Argentina che si addormenta, con Armani che esce, ma falcia il giocatore, poi Ronaldo, per Ronaldo è veramente facile spingerla dentro. Argentina 0, Portogallo 1. Ha segnato sempre lui, Cristiano Ronaldo. Vediamo se Daniele riesce a pareggiare la partita. Attenzione, la palla sembra essere buona per Messi che prova a darla. Ancora Lautaro Martinez. Poi dall'altra parte, incredibile cosa ha sbagliato qui l'Argentina nell'occasione finale. Vince il Portogallo 1-0. Continuiamo con la nostra prova a PES eFootball 2022. Un Portogallo che comunque, dobbiamo essere sinceri, ha meritato la vittoria. Andiamo a vedere il resto del gioco. Non sappiamo cosa stia succedendo. Paese regione Italia, ok, selezione attuale, facciamo conferma, termine e condizioni d'uso le accettiamo, confermiamo anche questo, andiamo avanti, nome utente mettiamo ovviamente Danimaggio, sperando non sia stato già preso, ma non penso. Continuiamo, andiamo avanti. Vediamo cosa hanno fatto per quanto riguarda la versione di prova, quella che si scarica gratuitamente per tutte le console. Questa è la versione PS5, c'è un aggiornamento live in corso. Purtroppo non siamo riusciti in live a fare quello che volevamo. Qui c'è un update scritto in inglese. Ti diamo il benvenuto in eFootball 2022, tutto iniziato dalla nostra instancabile determinazione nel voler creare un'esperienza calcistica rivoluzionaria. Ci siamo dati un obiettivo, ricreare l'ambientazione definitiva dall'erba sul terreno ai movimenti dei giocatori fino agli spettatori nello stadio. Oggi siamo lieti di dare il calcio d'inizio a eFootball World, il fulcro di eFootball. Per iniziare scendi in campo con alcuni match offline con i tuoi amici utilizzando ben note squadre autentiche oppure mettiti alla prova contro avversari online in eventi PvP.
Nel prossimo futuro aggiungeremo tramite aggiornamenti le squadre creative, una funzione che permette di creare una squadra ingaggiando e allenando i giocatori e gli allenatori che preferisci, e la compatibilità con i dispositivi mobili, così avrai sempre più opzioni in eFootball. Ci auguriamo che ti divertirai con tutto ciò che eFootball World ha da offrire. Avviso di manutenzione ordinaria: la manutenzione ordinaria avrà luogo durante i seguenti orari, giovedì dalle 2 alle 8. Ricordiamo che durante questo periodo i servizi online saranno sospesi, inoltre la manutenzione potrebbe essere estesa se necessario. Grazie per la pazienza e comprensione. Problemi a partite online PvP: siamo al corrente di verificare i problemi qui elencati, tempi di attesa più lunghi del solito per trovare un avversario nel matchmaking PvP, impossibilità di trovare un avversario nel matchmaking PvP. Stiamo ancora indagando sulla causa di questo inconveniente, quindi potrebbero manifestarsi nuovamente. Se riscontri difficoltà durante il matchmaking, attendi qualche minuto e riprova in seguito. Nei prossimi giorni intendiamo inviare agli utenti una qualche forma di compensazione. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti causati. Andiamo a vedere partita autentica. I club più importanti di tutto il mondo sono stati appositamente selezionati per questo evento. Ma non possiamo andare sulle altre? Cosa c'è? Assistenza, informazione utente, aiuto, allenamento, impostazioni di gioco. Andiamo su eFootball World. Come faccio a selezionare? Perché non va? Cosa sta succedendo? Ah, dovevo andare giù, non andava. Allora, partita autentica, partita creativa, schema di gioco, la mia squadra. Facciamo partita autentica, vediamo quali squadre sono state inserite. Partecipa all'evento, ottieni premi incredibili. Questo è il posto migliore per vedersi le partite casual, facciamo o casuali. Ok, andiamo avanti. Vediamo, è stata inserita la Juventus, che ha ancora i diritti per quanto riguarda i football. Abbiamo Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco, Juventus, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Barcellona e River Plate. A questo punto io direi di giocare un Juventus Barcellona. Andiamo a vedere, fare le impostazioni, giocabilità, medio, velocità di gioco, forse possiamo velocizzarla un po'. Proviamo a più uno, cosa succede? Anzi, no, lasciamolo su zero perché il gioco è stato inventato per giocare così. Facciamo 5 minuti, tempi supplementari, facciamo sì, rigori sì. Anzi, facciamo direttamente i calci di rigore così vediamo in caso di parità. Facciamo 6 sostituzioni. Pallone, abbiamo un eFootball 2022 e c'è solo questo. Quindi andiamo. Scusate, volevo ancora vedere. C'è il livello maggiore superstar come nei vecchi PES. Andiamo dunque con la partita all'Allianz Stadium, quindi i diritti della Juventus rimangono. Abbiamo già i giocatori aggiornati, c'è già Locatelli, vediamo Morata, Alessandro. Ovviamente FIFA rimane più completo per quanto riguarda anche i diritti della Champions e tutto. Vediamo le divise, la Juventus dovrebbe avere quella del Barcellona, divisa a casa abbiamo le due divise, teniamo quella bianconera, direi di giocare così. Il gioco è cambiato in alcuni aspetti rispetto al vecchio PES, però finora tutte note abbastanza positive. Andiamo nello schema di gioco con la Juventus che va con Szczęsny, la formazione è un po' difficile da guardare così rispetto al 4-4-2, Morata, Dybala, io escluderei Bentancur, arretrerei Dybala, anzi toglierei semplicemente Bentancur e metterei. Ho sbagliato, volevo mettere Chiesa. Ok, mettiamo un attacco un po' più forte. Andiamo con la partita, dunque Juventus-Barcellona. Sì, un po' più confusionario questo PES, però finora ci siamo a livello di sponsor e quant'altro, almeno per quanto riguarda la Juventus. Vediamo cosa succede in questo Juventus Barcellona. Una amichevole che in caso di parità andrà ovviamente ai calci di rigore immediato.
Dopo questa prova ovviamente finiremo il video registrato. Vediamo le animazioni, comunque il gioco c'è per quanto riguarda le animazioni. Daniele a questo punto sta pensando di comprare la versione digitale di eFootball. Andiamo a vedere nel frattempo, visto che siamo online anche col cellulare, su Amazon se c'è una versione fisica del gioco. La versione fisica purtroppo non c'è. Non hanno fatto una versione fisica. Il gioco è solo scaricabile. Se a 40 euro danno un gioco con tutte le squadre, diciamo che al momento non abbiamo visto FIFA, ma forse da una parte potrebbe essere, soprattutto per i diritti della Juventus, e visto che Daniele è juventino, preferibile PES eFootball 2022 a FIFA 22, ma vedremo. Il gioco per il momento è valido, lo stiamo, non dico preferendo perché FIFA 22 non l'abbiamo ancora provato, ma per quanto riguarda il prezzo e quello che ha da offrire, forse PES rimane questa volta un gradino avanti, ma vedremo più avanti. Dato pallone subito dietro a Ter Stegen che va a allontanare a centrocampo, colpo di testa di Alexandro, palla recuperata da Busquets, Sergi Roberto. Inseguito da Morata, palla centrale, arriva Bonucci, poi c'è Busquets che prova ad andare da solo, apre a destra dove arriva Demir che la tiene, Demir, palla fuori, Sergi Roberto, l'azione personale fermato da Locatelli, giocatori aggiornati molto bene fino a questo momento. Attenzione, Dybala, palla buona per la Juventus, Dybala a sinistra, c'è Morata, palla buona, Morata prova ad andare da solo, Morata prova il tiro, la parata di Ter Stegen e va poi a un rinvio immediato, recupera palla ancora la Juventus, c'è Dybala dentro, poi attenzione e c'è il gol, primo gol, trofeo guadagnato, la rete di Morata, ma erroraccio della difesa, contropiedista, due trofei abbiamo sbloccato, c'è il vantaggio della Juventus con Alvaro Morata. Sì, paperone della difesa del Barcellona con questo tocco indietro, non si capiscono Ter Stegen, poi il palo e Morata non può sbagliare, tra l'altro anche realistico il pallone che viene calciato due volte in rete. E dunque la Juventus è in vantaggio, errore della difesa del Barcellona. Diciamo che per il momento il gioco, a parte questi errori, ci sta piacendo. E dunque vantaggio della Juventus. Nel frattempo nell'elenco dei comandi, nell'assegnazione dei giocatori, vogliamo invertire allora, sarebbe controllo palla, ok, vediamo se è cambiato, dovrebbe essere adesso essere con R1 la corsa. Sì, siamo riusciti a cambiare ed è più naturale giocare così. Attenzione a Depay che è in area di rigore, c'è forse un contatto, ma essendo la Juventus l'arbitro fa proseguire. Ovviamente questa è una battuta pessima. Quadrado, sì, è molto dubbio, questo poteva essere anche calcio di rigore per il Barcellona. Mi viene da dire Portogallo perché abbiamo fatto la prima gara prima. Arujo, nel frattempo aspettatevi un po' di video in questi giorni per quanto riguarda PES. Attenzione, c'è un altro errore, Morata 2-0, doppietta con stile, altro trofeo guadagnato, ma c'è un errore incredibile ancora della difesa del Barcellona. Juventus 2, Barcellona 0. Sì, dormite incredibili che prima non sono capitate con la CPU. Non capiamo che cosa sia successo al numero 4. Morata è lesto a rubargli il pallone, a battere Ter Stegen. Tra l'altro con L2 e quadrato, mentre qua abbiamo i comandi, possiamo spostare su ogni giocatore. Il gioco è abbastanza intuitivo e dopo i primi minuti dobbiamo dire che il gioco ci sta piacendo. Vedremo anche per quanto riguarda i diritti della Juventus che ci sono in questo eFootball 2022. Dunque il risultato è di 2-0, doppietta di Alvaro Morata.
ma due errori terribili della difesa del Barcellona, che rispetto al Portogallo di prima non sta giocando ugualmente bene. Attenzione, Demir viene fermato da Chiellini, poi Danilo, Ci sarà palla un destro minuto di per fermo. Cuadrado. Cuadrado sbaglia, poi la palla sembra essere buona per Dybala. Finisce il primo tempo 2-0 per la Juventus, decide Morata fino a questo momento. Cuadrado, Szczęsny. Andiamo con il secondo tempo di questa gara. Non saltiamo, vediamo un attimino cosa fa vedere il gioco a livello di scene. La Juventus, che è partita male in Inizia campionato, la ma sostituzione. è andata bene per quanto riguarda, sta andando molto bene in Champions League. Abbiamo da sostituire. Facciamo entrare De Ligt al posto di Chiellini nella Juventus. Chiellini, che solitamente adesso parte sempre dalla panchina. Attenzione al Barcellona, che prova ad attaccare subito sulla destra con Dembélé. Dembélé prova ad andare da solo. Dembélé, azione personale, ancora Dembélé in area di rigore. Dembélé prova il tiro e la palla è fuori. Sì, qua Dembélé avrebbe potuto fare di più. Occasione sfumata da Aldo Scharena. Sostituzione per la Juventus. Entra Quadrado. intanto De Ligt nella Juve. Szczęsny va al rinvio Lascia il sulla pallone sinistra, per Chiellini. trovando Alexandro, Numero poi 4. Locatelli sbaglia, cercava Rabiot, la buona per Sergi Roberto, tocco dentro, Depay prova ad andare da solo, palla a destra, arriva Dembélé che non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa dal fondo per la Juventus, batte Szczęsny subito di piede, sbaglia però anche Szczęsny. Attenzione, c'è questa occasione, c'è il gol anche del Barcellona al 54esimo minuto, ma è clamoroso l'errore questa volta di Daniele. Sì, non pensavamo che il gioco facesse andare subito avanti così l'azione. Szczęsny rimette male il pallone in avanti e non può sbagliare Busquets, giocatore di esperienza. Juventus 2, Barcellona 1, ma errore clamoroso di Szczęsny. Il 54esimo gol minuto, è segnato da numero Busquets. 5, Sergio Busquets. Bonucci prova uno dei suoi lanci e forse trova Cuadrado splendidamente, che però non riesce a tenere in campo il pallone. D'altro non sappiamo se si possa togliere questo cerchio sotto i piedi dei giocatori, ma noi pensiamo di sì, probabilmente con un R3 con L2. Il gioco lo mette sempre sotto i piedi. Attenzione, perché ancora il Barcellona e c'è il Juventus palo Chiellini, di numero 4, Dembélé. spettatore. Occasionissima ancora per il Barça. Vediamo se si può togliere. Nelle impostazioni, nell'assegna giocatori. Ecco, livello passaggio manuale, imposta assistenza, protezione, potenza e precisione passaggi. Tipo di tiro. In direzione del tiro assistita dopo aver mirato a sinistra, a destra, al centro della porta, ok? Mostra indicatori per i controlli direzionali. Questo qua, ecco, dovrebbe essere questo che abbiamo disattivato perché è abbastanza fastidioso. Vediamo. Sì, è stato disattivato. Il gioco così è anche un pochino più realistico. Rabiot prova la Juventus sulla sinistra, arriva Alexandro. Ancora Dybala che prova a rubare il pallone. Dybala apre a sinistra a favore di Rabiot, poi Chiesa, Dybala, Cuadrado, palla destra, sale Danilo, attenzione, bella azione qua della Juventus, palla dentro, esce Ter Stegen, 72 minuti, 2-1 per la Juventus, palla recuperata ancora dalla Juve in avanti, poi adesso il gioco inizia a farsi interessante. Tra poco che finiremo il video, intanto attenzione a questo pallone dentro, esce, non esce, Szczęsny prende su il pallone, vediamo come far scendere il pallone a terra, è sempre con L1 più R1 con il portiere, Szczęsny, Rabiot, Alexandro, Rabiot, sbaglia Rabiot, pallone recuperato
da Dest. Deve fare in fretta però il Barcellona, perché la Juventus sta vincendo per 2-1 con la doppietta di Morata. Vediamo cosa succede in questo finale. Bravissimo Dembélé ad andare via. Dembélé, proviamo a fargli una tranciata, non ci riusciamo. Ancora Dembélé, punta all'uomo. Dembélé in area di rigore. Dembélé, e viene falciato un po' anche appositamente da Daniele per vedere cosa succedeva. Da De Ligt, calcio di rigore per il Barcellona. Sì, qua Daniele ha sbagliato a entrare in questa maniera. Non pensava che il gioco potesse concedere il rigore. Pensava che De Ligt, che è stato un disastro quando è entrato a posto di Chiellini, potesse andare meglio. Invece calcio di rigore per il Barcellona. Parte Depay, Szczęsny para il calcio di rigore a Depay e salva la Juventus. C'è anche un altro trofeo sbloccato, protettore della porta. Coutinho, arriva De Ligt, riparte la Juventus con Morata, c'è Dybala, ultima occasione, palla dentro, vediamo la Juventus che ci riprova. Finisce qua, prima vittoria, altro trofeo sbloccato, vince la Juventus 2-1 questa amichevole contro il Barcellona in football 2022. Il vostro Bruno Longhi vi ringrazia per essere stati qua sul canale Danimaggio. Commenti finali, Aldo? Eh sì, il gioco è assolutamente valido, scaricate la prova, provatelo, il gioco sicuramente merita abbastanza. Ci sono anche queste scene in più che non c'erano, che fanno da contorno. Comunque un ottimo gioco calcistico a nostro avviso. Un arrivederci da Aldo Serena. Dunque il vostro Bruno Longhi vi ringrazia per essere stati qua sul canale Danimaggio. Questa era la parte 3 della prova, della prima prova di eFootball 2022. Rimanete sintonizzati sul canale Danimaggio. Noi torniamo prestissimo. Una buona serata a tutti dal vostro Bruno Longhi.